Bentornati da Casual Nerd. Oggi puntata al mare. Esatto, direttamente dai Caraibi, tipo, da dove preferite, dove vi piace di più. Ci stiamo gustando il mare perché sappiamo benissimo che questa puntata voi la state guardando sdraiati in spiaggia, come sta facendo Giulio in questo momento. Siccome noi in spiaggia ci andiamo in questo modo, quindi anche noi abbiamo voluto essere con voi in spiaggia. Non ci facciamo mancare nulla. Niente. E quindi, prima di iniziare, come sempre, sigla. Sono un vero nerd, vedo solo in 8 bit come vecchi videogiochi. 3, 2, 1, vai. Sotto questo sole, sotto l'ombrellone, abbiamo qualcosa che ci spinge ad avere delle entrate economiche per poter mantenere questo fantastico canale. Esatto, per avere 1000 dobloni d'oro, tipo. Spot, vai con la sigla. Friggi oggi la crema solare per scottarti meglio. Stufo delle solite creme solari che ti proteggono dai raggi UV. Vuoi sentirti il calore sulla pelle e arrossire come un gambero di BBQ? Scegli la crema Friggi oggi, si diventa un arrostito. Soffri per le scottature, non c'è niente di proibito. Friggi oggi, soffri domani, un dolore che non scordi mai. Senti il sole che ti brucia, non esitare, Friggi oggi è qua. È possibile che ancora non avete messo il like sotto i nostri video e ancora non vi siete iscritti al canale? Per 1000 dobloni d'oro, iscrivetevi! Allora, in questa puntata in spiaggia, bellamente seduti a farsi massaggiare le chiappe, le natiche dei granchi, abbiamo qualcosa da poter giocare sotto l'ombrellone. Cos'hai trovato, buon vino? Oggi ho trovato un ottimo gioco per smartphone, come al solito. Beach Buggy Racing. È gioco per smartphone dove devi fare delle gare con delle sottospecie di buggy. Qua si usa girando lo smartphone oppure ci sono i tasti? Allora, puoi scegliere sia girando lo smartphone, usando il telefono come un volante, girando destra e sinistra, oppure mettendo l'opzione che puoi scegliere di usare schiacci col touch, giri a destra, giri a sinistra. Ma guarda lì, bisogna shoppare per migliorare le caratteristiche. Bisogna shoppare. È abbastanza un gioco da shopponi, perché bisogna metterci dei soldi veri per comprare le varie automobili nuove. Vabbè, varie monetine anche servono, perché alcuni costano proprio euro. Cioè, a un certo punto c'è fuori tipo 6,99 euro. Faccio, se volete le auto belle, mettete mano al portafoglio, perché se no non le avrete mai. Questa è l'intro, praticamente, con tutto, vedete tutto questo bellissimo paesaggio, molto scenografico. Qua dice tutto quello che devi fare e qua siamo pronti per partire. Ed ecco qua che partiamo con la nostra fantastica macchinina e partiamo subito impennando. Oltretutto non so bene come sono riuscito a farlo. Faccio, superato 2 o 3, a un certo punto ci saranno anche dei potenziamenti da prendere. Eccoli qua. Stile Mario Kart, quindi. Praticamente è un Mario Kart per telefonini. Qua ho preso lo scudo, perché ovviamente ho visto soltanto lo scudo. So che c'è un'altra cosa che lanci, tipo le banane, anche quello, che l'ho provato nel tutorial, tipo me l'aveva fatto vedere. Qua ancora dire che come gioco da smartphone non è male da vedere. No, graficamente è fatto molto bene, ma poi è anche abbastanza fluido, cioè non si inceppa, fa cose strane. Per cui è un gioco fattibilissimo. Sì, fattibilissimo da praticare sicuramente sullo smartphone sotto l'ombrellone. Cioè, va come se sghinnando la tua prima. Certo, va come io viaggio, guarda, comincio da viaggiare, viaggio, non si scherza. E qua ho vinto, perché comunque era un giro soltanto e sono riuscito a vincere subito. Per cui ho usato anche troppo pochi potenziamenti, perché ho sbloccato soltanto una macchia dell'olio una volta, gli altri erano tutti scudi, essendo a testa. Però questo è il gioco. Qua ci sono i vari potenziamenti dove sbloccarli, ovviamente shoppando le varie cose, e boom, e questo è tutto. Ho provato soltanto questa prima gara. Poi è un gioco consigliabile, comunque, questo qua. Sì, per sì, la prima volta. Forse. È abbastanza divertente. Dai, è consigliabile, consigliabile. Ma te mai pensato come potrebbe essere la vita se tu fossi un paguro? Ma ogni tanto mi capita, sai, quelle mattine che ti svegli un po' così. Another Crab's Treasure. È un gameplay che ho lasciato scorrere abbastanza, perché è interessante entrare, visto che è molto chiacchierato. Sono certo che magari a molti interesserà vedere come inizia questo titolo. In pratica parte da lontanissimo, dalla luna praticamente. Si parla degli abitanti che abitano il pianeta Terra.
che può essere la vita, può essere bella, aspettata, può essere uno schifo, oppure chi è che esiste. Il termine migliore per definire la vita sulla Terra è la resilienza, perché in realtà lo scopo di questo gioco qua è una critica nei confronti dell'inquinamento delle acque, ecco, partiamo da questo presupposto, perché poi scopriremo che la moneta di scambio del gioco sarà saranno le microplastiche, cioè il nostro paguro può potenziarsi. In Elden Ring servono le rune. Le rune. E invece qua servono le microplastiche che si ottengono sconfiggendo i nemici. I nemici. Che sono imbottiti di microplastiche. Quindi tu quando li fai fuori ti lasciano queste microplastiche. La storia inizia praticamente con questo squalo particolare. Esatto, che sembra uno scopettone più che... Ti dà due botte così sul... Sì, viene a bussarti alla porta di casa. Poteva bussare anche più con delicatezza. Non è che bisogna la porta di casa. E ti viene a chiedere la tassa del l'IMU praticamente. Cos'è? No, stavo per dire che cos'è? È un mafioso, pagano il pizzo. Esatto, perché adesso nel mare si è deciso che c'è il ducato reale di Calma Piatta che vuole pagamenti per vuole la tassa dell'IMU in pratica. E questo nostro povero paguro è indietro di 10 maree col pagamento. Attenzione. Il tempo è scandito in maree. E dice: guarda, mi devi pagare. Sta. E lui dice: aspetta un attimo, cerco di capire cosa devo fare. Prima questo ducato non c'era, queste tasse non c'erano. È una roba molto anche a livello politico inerente, oltre che all'inquinamento globale. Va ad attaccare un pochino altre determinate cose. Questo simpatico gioco. E adesso il nostro simpatico paguro dice: guarda, cerco di vedere cosa riesco a darti per pagare sta roba. C'è tutto questo dialogo che è molto simpatico. Poi ci sono un paio di chicche, ma le vedrai tra un attimo. Ok. Lo squalo è veramente brutto, fatto con quello scopettone lì così. Una roba spettacolare. In pratica, anche il paguro è molto bene. No, il paguro è bellissimo. Cioè, dopo quando poi ci sono i momenti. Questo ovviamente è inizio del gioco, quindi ti spiega anche come di muoverti. Lui tira fuori queste due alghe cuoriforme che ci spiega il tutorial, che praticamente serve per regenerare l'energia poi dopo. Le fiaschette Estus o le fiaschette comunque quelle. Esattamente. Tutto lui gli propone questo per il pagamento e lo squalo dice: no, qua ormai lo standard è lo spazzataureo, cioè quindi non servono più le perle del mare, l'oro luccicante, no, vogliamo soltanto plastica, vogliamo essere pagati in plastica, le tasse si pagano in plastica, la valuta qua è la plastica. Allora lui dice: guarda, io non c'ho plastica. Esatto, io non c'ho plastica, niente. Lui dice: no, ok, allora se non puoi pagarmi, guarda, oh, cozza, bellissimo, l'esclamazione cozza. È bellissimo, e ci ha rubato la casa. Quindi ci ha pignorato la casa. Sì, perché non possiamo. Maledetto. Quindi se anche a te hanno pignorato la casa, lascia un commento. Esatto. Adesso in pratica qua noi dobbiamo seguire questo squalo cercando di pigliarci la casa, ma sapete già cosa succede. Diciamo: guarda che se riesci senza quello, io sono cibo per uccelli. Non è un problema. Trova una soluzione. Esatto. Trovati un lavoro, tra l'altro, gli dice. Trovati un lavoro. Sempre più triste il paguro, poverino. Sì. Quindi devi procurare sta spazzatura. E finché non mi procuri la spazzatura, niente. Tanto con quel borsalino, lui è proprio un mafioso, no? E lui guarda, cozza. E niente. E buffo, ti tuffi così nell'acqua. E ti tuffi nell'acqua. Qua inizia un po' il gioco, continua il tutorial, tra l'altro, che ci spiega che mentre se facciamo il salto lo teniamo premuto, nuoti con quella stamina lì che si vede. Qua saltando in giro, vedi quello sbarluccichio là sopra? Ho provato ad andare a prenderlo, adesso si scoprirà cos'è. C'è un piccolo bug tra l'altro qua di gioco. Okay. È una chela per pane, cioè praticamente è plastica, spazzatura, che te puoi rivendere per microplastica. Quindi tema dell'inquinamento è toccato in maniera... Esatto. Incontriamo a un certo punto questo granchio. Che gli chiede delle informazioni. Scusi, signor Granchio. Ha già un cappello strano, tra l'altro. Esatto. Ed è posseduto.
C'è qualcosa che non torna. Ti attacca. Eh sì, e allora io devo scappare, perché al momento sono senza lo scudo, senza armi, senza niente. Questi granchi qua sono così perché hanno mangiato troppa microplastica e quindi sono diventati degli zombie. Esatto. Beh, ci sta. Qua c'è una fuga incredibile verso... Vedo che fughi di brutto, ma come scappi? Sì. Ma come scappi? Perché fidati che anche qua 3-4 colpi ti fanno fuori. È arrivato il momento di trovare l'arma. Ovviamente nel gioco trovi subito l'arma. Trova questa, questa forchetta usata. Quelle che tipo trovi dentro nelle insalate pronte dei supermercati. E un mantello, tra l'altro. Il mantello è tocco di classe. Qua ci spiega. Ma come sei eroico. Bellissimo, tra l'altro. Spiega che puoi fare attacco caricato o attacco base. Passo oltre spaccando bottiglie di vetro. Beh, anche giustamente. Qua. E qua è il primo sistema di combattimento che vediamo nel gioco. Quindi... Schivi. Subito una mazzata perché ha fatto il doppio attacco, non sapevo se ne facessi uno solo. E visto la microplastica che è andata via, ho preso 25 microplastiche. Ora qua ti spiega dalla schivata. Qua ho schivato male un'altra volta, ma ce l'ho fatta, sì. Fa niente, riprovate a schivare. Doppia schivata, ok, microplastiche. Microplastiche. Fatte. Non dura moltissimo, manca ancora poco, perché volevo far vedere appunto un'altra roba tipica del Souls Like, che è quello dei falò, diciamo. Che invece qua si chiamano gusci. Quando te arrivi il tuo guscio, la cura usando quelle alghe fantastiche. Ci sta. Ovviamente sezioni di platform simili, classiche. Pacca la bottiglia. Qua trovi questo cristallo che ti dà delle... Non mi ricordo bene cos'è che mi ha fornito. Ah, ok. Quelle servono adesso, non mi ricordo. Quando arriviamo al falò, tanto lo faccio vedere. Tanto è qua sotto, siamo già arrivati. Ok. Ce lo presenta, tra l'altro. Dice che è il momento, correnti calde ti fanno riposare. Sai che quindi già conosciamo queste meccaniche. Ed ecco qua. Un guscio sicuro. Guscio di luna. Che bel guscio. Se muori, rinasci qua. Perdi tutte quante le microplastiche che hai ottenuto. E poi devi andare a recuperare le microplastiche, suppongo. Sì, ovviamente. E vedi la chila per pane che può essere venduta. La situazione delle abilità. Poi un'altra roba incredibile. Ecco, questa mappa cosa ti ricorda? Elden Ring. Esatto. Se non, ricorda un po' la mappa di Elden Ring. Quelle viola che ho trovato servono per salire di livello. No, le micropasse servono per salire di livello. Quelle viola servono per trovare le abilità. Infatti adesso qua vuole X per 300 microplastiche per poter salire di vitalità, comunque di un livello di vitalità. Invece con quelle viola si possono ottenere delle abilità nuove, che al momento ovviamente non ho conosciuto. Ma se vi interessa questo gioco, questo gameplay, potete benissimo lasciare dei commenti, perché si potranno portare sul canale. Another Crab's Treasure. Sì, mi piace. Bello fare il paguro. Bello essere un paguro. Invece sai che il buon Giulio, nonostante il suo godersi il mare e la sabbia nel costume e soprattutto tra le natiche, ci ha deliziato con il suo gameplay dedicato all'estate. Cioè, esatto. E siamo pronti per farvelo, per mostrarvelo. Oh, benissimo, e questo è il simulatore letteralmente di spiaggia. Voi credete che io non sia al mare, e invece sono letteralmente al mare. Sono veramente al mare, questo è un simulatore che mi permette di essere in spiaggia e godere di tutte le cose belle di una spiaggia, come ad esempio delle palme isteriche, sabbia probabilmente fatta con, non lo so, qua sembra con rocce acuminatissime, un mare verde. Grafica intanto, attenzione, perché qua per farla girare bene ci vuole una 4090 Super Ti Deluxe. Potete fare tantissime cose, come entrare in acqua, affogare, potete osservare le meraviglie dell'acqua. Guardate che effetto, intanto sotto è stato piallato probabilmente da... Ah no, ci sono anche dei pesci. Ci sono anche, qua c'è un oggetto che vola, non c'è modo di risalire. Io sto cercando di uscire dall'acqua, ma non ci riesco. Tanto qui qualcosa succede di stravagante,
Petri, spiriti. Il gioco gira egregiamente. Vediamo se possiamo aprire questo contenitore. Non si può. Vediamo se possiamo giocare con questo. Non si può fare nulla. Va bene, proviamo con il gioco. Sembra veramente ben fatto, eh? È veramente fatto bene, è curato, per niente un'esperienza inutile. E poi ci si chiede perché non ci sono tantissimi giochi ambientati al mare. Oddio, l'acqua non è neanche fatta tanto male, eh? Veramente ci sono... Ecco, e poteva arrivare il brutto tempo in quest'estate. Venga, eccolo qua, brutto tempo anche. Meraviglioso. E diventa di colpo un simulatore di uragano. Ecco, pessima idea stare in spiaggia con il temporale, non fate. È andata anche oggi. Potete però continuare a vedere sul nostro canale tantissimi gameplay, stiamo portando diversi gameplay. Ci sono diverse news con Neves, con Simone e Andrea. Oppure potete tranquillamente chiederci dei gameplay, dei giochi che avete visto fino ad oggi nelle nostre puntate del giovedì, per poter dire, oh, mi fate vedere come avanti, se siete in grado di giocare a quel gioco lì. La risposta è sempre solo una, no. No, noi non saremo in grado, ma lo faremo lo stesso. Con questo ci salutiamo e ci vediamo quando ci vediamo. Quando ci vediamo. Ciao a tutti. Ah, ciao amici, ciao.